Monopoli si qualifica dunque per le semifinali della Coppa Italia di Serie D, battendo anche meritatamente il Terracina per 2-0 grazie ad una doppietta di Esposito. Partiamo subito con le immagini. Monopoli in campo con il 4-3-3 con Pino in porta, Lubrano, Esposito, Castaldo e Zizzi in difesa, Salvestroni e il Cam, cioè è Di Fino a centrocampo, tridente d'attacco composto da Danna, Murano e Pinto. Parte subito forte il Monopoli, che al secondo con Danna effettua un cross su cui Murano arriva in leggero ritardo. Al terzo un sinistro debole di Di Fino termina al lato di poco, insiste il Monopoli. Al settimo colpo di testa di Castaldo bloccato dal portiere in bimbo. All'ottavo si vede in avanti il Terracina con Paris che da sinistra effettua un cross, respinge Pino di pugni, arriva Castaldi al limite dell'area di rigore che scaraventa il pallone alto, ma il Monopoli ad insistere. Al dodicesimo Murano nell'area piccola si gira, il suo tiro è debole. Al diciannovesimo bravo Salvestroni a effettuare una diagonale che sfiora il palo all'incrocio dei pali sulla destra della porta difesa da Imbimbo. Al 25esimo primo calcio di rigore per il Monopoli, Lubrano molto bravo a destra effettua un cross basso, la rosa anticipa Danna, secondo il direttore di gara in modo irregolare dal dischetto. Danna però si fa ipnotizzare da Imbimbo. Al 27esimo Danna prova a farsi perdonare con una mezza rovesciata che termina al lato. Al 29esimo secondo calcio di rigore per il Monopoli, Di Fino anticipa Baldassare, termina a terra per il direttore di gara e calcio di rigore dal dischetto. Esposito si fa parare la conclusione da Imbimbo, ma lo stesso Pasquale Esposito poi arriva sul pallone per primo e spedisce il pallone in rete. Nella fase finale del primo tempo prova a reagire il Terracina. Al 43esimo angolo di Paris, Giglio di testa spedisce al lato, e al 46esimo la rosa dal limite conclude sulla sua conclusione Pino De Via in corner. Passiamo alla ripresa, subito un cambio per il Monopoli, dentro il debuttante Antonio Croce al posto di Jacopo Murano, ma il Terracina spinge, inizio ripresa. Al quarto calcio d'angolo su cui c'è una deviazione del centrale difensivo Testa, rimpallo fortuito che salva il Monopoli praticamente sulla linea. Si rivede il Monopoli in avanti al 13esimo con Croce, il pallone per Pinto però leggermente troppo lungo, insiste però il Terracina. Al 18esimo cross di Castaldi, Zizi anticipa provvidenzialmente la rosa. Mentre il Terracina spinge, il Monopoli al 20esimo raddoppia. Al 20esimo appunto c'è un cross di Pinto per Croce che al momento di colpire di testa viene atterrato da Benedetti. Per il direttore di gara è calcio di rigore ed espulsione per Benedetti dal dischetto. Questa volta Pasquale Esposito sceglie la potenza e realizza. Al 22esimo dentro la voragine per il Camcio, pochi minuti dopo Gori sostituirà Danna. Terracina ci prova al 24esimo con Giglio, la sua conclusione viene deviata in corner da Pino. Al 27esimo occasionissima per il Monopoli con Pinto che invece di effettuare il pallonetto prova a dribblare il portiere ma si allunga troppo il pallone. A questo punto con il Terracina in 10 la partita non offre grandi emozioni, soltanto al 31esimo Paris sulla sinistra prova a liberarsi per la conclusione, il tiro termina al lato, ma nel finale il Monopoli ha varie occasioni per ottenere il terzo gol. Al 40esimo una diagonale di Pinto viene bloccato dal portiere e al 43esimo è Croce ad entrare in area tutto solo ma a non trovare la porta. Al 47esimo seconda espulsione per il Terracina con la rosa che commette un fallo e subisce la seconda ammonizione. Monopoli dunque che si qualifica per le semifinali di Coppa Italia, ma nel frattempo però arriva la tegola e il Camc che proprio oggi è stato squalificato per 7 giornate. Ma la cosa più importante in questo momento naturalmente è il passaggio alle semifinali. Monopoli batte Terracina 2-0.